Arrestato un 19enne per rissa. La giunta provinciale si pronuncia sul destino dei lavoratori. Consultori sociali, la regione ci ripensa. Secondo raduno dei consigli comunali dei ragazzi. I giallorossi si preparano ad affrontare la SAMP. Cari amici di Lecce News 24, ben ritrovati. In apertura di oggi la cronaca. Rissa in via Trinchese, arrestato un 19enne. I particolari nel servizio di Elina Spirito. Ieri sera, a seguito di segnalazione, personale di polizia è intervenuto nella centralissima via Trinchese per una lite tra ragazzi nei pressi della sala bingo. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un gruppo di 4 ragazzi che urlavano e in particolare hanno notato la veemenza di Francesco Rollo, 19 anni, residente a Cavallino, già noto alle forze dell'ordine per vari reati. Rollo è stato allontanato mentre cominciava a inveire contro gli agenti che, vista la situazione, hanno deciso di accompagnare il 19enne in questura, dove è stato sottoposto a visita medica. A seguito degli esami è risultato positivo a diversi sostanze stupefacenti. Si è deciso pertanto di procedere a perquisizione domiciliare presso l'abitazione del 19enne, dove sono stati rinvenuti e sequestrati più di 4 grammi di cocaina. Rollo è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Lecce. Passiamo ora alla politica. La giunta provinciale ieri ha dato l'ok per le progressioni di carriera, ma ha bocciato le stabilizzazioni di lavoratori precari. Vediamo il servizio. La richiesta dei sindacati di ottenere una volta per tutte dalla provincia risposte concrete e confortanti è stata soddisfatta. Ieri infatti la giunta ha deliberato di attivare tutte le procedure necessarie per chiudere le 59 progressioni verticali. Lo stato di agitazione che avrebbe dovuto portare allo sciopero annunciato dai sindacati molto probabilmente non verrà attuato. Tutte le decisioni spettano all'assemblea sindacale convocata in mattinata. Non ha avuto invece esito positivo l'altra decisione presa dalla giunta. Le procedure per il licenziamento di diversi lavoratori stabilizzati con i concorsi del 2008 dall'amministrazione Pellegrino saranno avviate. Tale procedura, ha affermato il presidente Gabellone, non è una procedura di licenziamento nei confronti di nessuno, ma una serie di incisive azioni di controllo su questo percorso, tanto che nel tempo è stato fatto oggetto di indagini e approfondimenti della Procura della Repubblica e del Ministero dell'Interno. Seguiamo un unico indirizzo, dice, quello di ripristinare le regole e assicurare a tutti pari opportunità d'accesso nel mondo del lavoro. Ma ad accendere le polemiche ci pensa il PD, sostenendo che il centrodestra sta infliggendo un duro colpo ad alcuni dipendenti della provincia, andando in direzione opposta rispetto a quanto nei giorni scorsi ha suggerito il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che ha indicato la graduale stabilizzazione dei precari come una delle strade da percorrere per accrescere la produttività del nostro sistema economico. E sul ridimensionamento dei consultori su tutto il territorio, la Regione Puglia fa un passo indietro e l'assessore alle politiche sociali della provincia di Lecce, Filomena Dantini, esprime tutta la sua soddisfazione. Ad intervistarla per noi, Sofia Marsano. La Regione, a quanto pare, sul caso consultori sta facendo un passo indietro. Era una scelta obbligata anche alla luce della sentenza del TAR e alla luce della grande mobilitazione che la stessa provincia di Lecce ha creato, lavorando anche trasversalmente, questo lo voglio dire. Noi abbiamo approvato un ordine del giorno che ha visto la condivisione anche del centro-sinistra. Quando si tratta di salute, di disagio familiare, disagio delle donne, dei minori, di servizi essenziali, gratuiti tra l'altro, servizi consultoriali, il buon senso non può che portare gli amministratori regionali in questo caso a rivedere l'orrore che hanno creato. Si è tenuto questa mattina a Palazzo dei Celestini il secondo raduno dei consigli comunali dei ragazzi. Ce ne parla Sofia Marsano. Una sala consigliare piena di fasce tricolore per sindaci e baby sindaci, tutti riuniti per il secondo raduno di consigli comunali dei ragazzi di tutta la provincia di Lecce. Oggetto del consiglio è il tema dell'articolo 13 che difende la libertà di espressione dei bambini della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, redatta e firmata 21 anni fa. Assessore, un'importante iniziativa per affermare anche la libertà di espressione dei bambini. Sì, per affermare la libertà di espressione, perché quest'anno l'UNICEF con la provincia e i comuni più presenti vogliono lavorare sull'articolo 13. Il 20 ricorre la giornata mondiale sui diritti dell'infanzia, è un'occasione per ricordare che tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza vanno salvaguardati. La nostra purtroppo è una provincia che in questi ultimi periodi ha visto i diritti veramente calpestati. Mi riferisco al piccolo Stefano e non posso non ricordarlo in un momento come questo, mi riferisco a Sara Scazzi.
Spettano al presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, i saluti per l'inizio dei lavori. Un invito chiaro, quello che il presidente rivolge ai ragazzi. Siate implacabili accusatori degli adulti qualora venissero meno gli impegni presi. Abbiamo l'obbligo di lottare contro atteggiamenti di rassegnazione, chiusura e indifferenza. Tutti hanno diritto all'istruzione, ad avere una famiglia e a cure sanitarie. A moderare l'incontro Christopher Bagger, rappresentante nazionale dell'UNICEF, che pone alle voci della verità due domande. Cosa ne pensate della libertà di espressione e cosa dovrebbero fare i grandi per rispettarlo? Sentiamo l'intervento del baby sindaco di Ruffano. Volevo paragonare un attimo il mondo a un prato, un giardino. In questo giardino ci sono piante, ci sono alberi e ci sono fiori. I bambini rappresentano i fiori, certo, i semi. Non è giusto che soltanto gli alberi debbano avere la linfa elaborata. Anche noi semi dobbiamo, cercare di esprimere le nostre opinioni, perché noi bambini abbiamo una diversa prospettiva di guardare la vita e il mondo. E contro i tagli messi in atto dalla riforma Gelmini scendono ancora una volta in piazza scuola e università. L'approfondimento sarà disponibile in un video speciale su Lecce News 24. E Banca Mediterranea del Turismo Archeologico. Dal 18 al 21 novembre la provincia di Lecce, la Camera di Commercio e la PT Lecce parteciperanno all'evento fieristico a Pestum. Vediamo il servizio. L'unica manifestazione al mondo che consente l'incontro tra esperti e studiosi del settore, addetti ai lavori, viaggiatori e appassionati, e che intende promuovere siti e destinazioni archeologiche, creando integrazione tra diverse culture, favorendo la commercializzazione di prodotti turistici specifici e contribuendo anche alla destagionalizzazione del turismo. I tanti comuni della nostra provincia che parteciperanno al prestigioso evento internazionale saranno assistiti dallo studio di consulenza archeologica di Ugento, che attraverso la predisposizione di materiale informativo e le attività di front office curerà ogni aspetto legato alla promozione del territorio. La brochure realizzata attraverso la descrizione di ogni paese messapico intende suggerire anche un eventuale percorso turistico a quanti si lasceranno sedurre dalle bellezze paesaggistiche e archeologiche del Salento. Sì, abbiamo ritenuto opportuno nell'ambito appunto della nostra programmazione promozionale, questi tre enti, di puntare su un segmento di cui non si parla tanto, ma che ha un'importanza strategica fondamentale e che può dare opportunità economiche sul nostro territorio straordinarie. E la provincia di Lecce, con tutto il suo hinterland, ha delle ricchezze patrimoniali, culturali, archeologiche di fondamentale importanza. È un segmento in notevole crescita non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, e perché no puntare anche su questo segmento nella nostra provincia? Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Sorpresa! Ops, ti sposi e non hai fretta? No, anche quest'anno c'è Promessi Sposi, fiera nazionale dedicata al matrimonio. Ti aspettano 200 aziende del settore e oltre 1000 abiti da sposa. E quest'anno grandissima novità! Promessi Sposi cambia date e sarà realizzata a novembre. Avrai più tempo per organizzare un matrimonio perfetto. Promessi Sposi, dal 18 al 21 novembre, fiera di Galatina. Visita il sito www.promessisposi.info. Sponsor ufficiale Costa Crociere. Victor Moda Uomo a Nardò. www.victormodauomo.it. Archivia, elabora, digitalizza. www.memar.it. Concludiamo come sempre con lo sport. A Lecce sono ripresi gli allenamenti in vista del match con la Sampdoria. Ce ne parla Paolo Panico. I giallorossi sono scesi in campo ieri mattina sul sintetico di Galimera per dare inizio alla settimana di lavoro che porta la sfida interna contro la Sampdoria, in programma domenica prossima. Assenti Mesbah, convocato dall'Algeria, e Donati, chiamato dal tecnico Ciro Ferrara per la gara amichevole della nazionale Under 21 Italia-Turchia. Si sono allenati in piscina a Regi News e Neggia Comazzi, mentre Fabiano e Ferraro si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo. Per oggi è prevista una doppia seduta d'allenamento sempre al Colaci. Contro i blucerchiati, il Lecce dovrà fare a meno di Ruben Olivera, squalificato per un turno
turno dal giudice sportivo. A spiegare il mal di trasferta dei giallorossi ci prova Antonio Rosati. Penso che il problema delle partite fuori casa sia un problema mentale di approccio alla gara. Quando subiamo una rete si può quasi dire che crolliamo. Ora però pensiamo solamente alla Samp. E anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Miriam Gabellone, Lecce News 24.